conferenza Renzi insomma sconsiglia avventure che ha fatto anche l'esempio, ad esempio della Gran Bretagna, dove Miliband ha trascinato i laburisti verso posizioni più estreme, più vicine ai sindacati, ed ha perso rovinosamente. Insomma, è il riformismo che vince. Lei non è convinta? No, assolutamente non sono convinta di quello che dice Renzi. Renzi ha fatto anche l'esempio della Liguria, parlando appunto della sinistra masochista contrapposta alla paita. Ora, io non so se Renzi vuole vincere con candidati che hanno ricevuto avvisi di garanzia o attraverso i brogli alle primarie. Io so quello che intendo io per sinistra che vince. La sinistra che vince per me non è quella che prende il 41% per fare cose di destra. Per me la sinistra che vince è quella che vince sui suoi valori, ovvero i valori dell'uguaglianza. Io credo ad esempio che quando Renzi pone il tema generazionale, quella sinistra lì non ha vinto mai, diciamo. Ma io penso che invece questa sinistra radicale stia incominciando a vincere e a cambiare le cose. L'esperienza di Tsipras sta lì a parlarci di un tentativo importantissimo di cambiare non soltanto la Grecia, ma di cambiare l'Europa. E l'esperienza di Podemos sta lì in Spagna a dire che si può aprire una possibilità nel sud Europa e nell'Europa tutta. Sì, ma Tsipras quelle cose le ha dette in campagna elettorale, dopodiché poi non le ha fatte, cioè, ha dimostrato no, un conto sono le campagne, fare l'opposizione, un conto poi governare e confrontarsi con l'Europa. Guardi, se mi consente di dire, io credo che Tsipras, forse c'è una informazione un po' incompleta su quello che Tsipras sta facendo in Grecia. Invito a guardare quelli che sono i provvedimenti del governo Tsipras, che dall'inizio ha avviato una campagna ad esempio di riassunzioni rispetto ai licenziamenti che erano stati fatti dai governi Samaras e dai governi precedenti. Ha bloccato la privatizzazione del porto di Atene, ha ripubblicizzato la televisione di Stato, l'ha riaperta e ha riassunto i dipendenti. Quindi Tsipras sta facendo delle cose molto molto concrete e molto coerenti con quello che ha dichiarato in campagna elettorale. Io credo che qui il tema non sia il governo o l'opposizione, a prescindere dai contenuti. Noi abbiamo dei contenuti forti e peraltro li presentiamo con coerenza a livello europeo, a livello nazionale e a livello regionale, che sono la chiusura della stagione dell'austerità e l'uscita dalla crisi attraverso la redistribuzione del reddito. Ad esempio, io penso che sia davvero importante parlare sia in Europa che in Italia di reddito, come finalmente si incomincia a fare anche nel nostro paese. E penso anche che se la sinistra che vince, per come la intende Renzi, appunto è quella della Liguria degli avvisi di garanzia, quella di De Luca con delle liste inguardabili, o quella di Emiliano che carica esponenti del centrodestra nelle proprie liste, quella non è la sinistra che vince, quello è il trasformismo che vince, è la grande coalizione che vince. Amendola, lei è... Ma io non vorrei polemizzare, no? Per... Non ci dica una parola sul suo giudizio sulle liste, su quelle liste di De Luca. Oggi Renzi ha detto, si è espresso, diciamo, in maniera anche, forse però, anche un po' ambigua, se vogliamo, dicendo io quelli non li voterei, però quelli sostengono De Luca. Insomma, lei che dice? Io da campano potrei fare fare un excursus un po' storico di quello che è successo. Lì c'è un errore, si sono apparentate delle liste e in quelle liste ci sono dei nomi che ovviamente, come ha detto sia il segretario del partito ma lo stesso De Luca, sono persone da non considerare come il futuro di questa coalizione. Ora, l'errore è stato fatto, si è sancito che il percorso che ha portato a quella scelta. Onestamente, ribaltare e fare tutto uno sproloquio, un eloquio anche rispetto al nostro avversario Caldoro mi è sembrato un po' una forzatura, visto il titolo di alcuni giornali, come se Renzi avesse dato il via libera all'avversario di De Luca. Quindi l'errore è stato fatto, c'è stata una ammissione di colpa a partire da De Luca, ma è evidente che questo non tocca quello che è il programma, quelle che sono la coalizione, quella che è anche la lista del Partito Democratico, che sicuramente non ha nessun neo.
Quindi lei pensa che questi personaggi impresentabili come sono stati definiti comunque... C'è una questione di opportunità, diciamo, politica. Diciamo che rimarranno comunque fuori da eventuale... Io penso anche elettoralmente, perché non stiamo parlando di personalità indagate o con remesso, sono personalità che andavano escluse. Il caso clamoroso è quello di Casal di Principe, dove è stato candidato un avversario del sindaco che progressista che ha vinto le elezioni scorse al comune, liberando quella città da tanti anni di malversazione. Quindi l'errore è stato ammesso, si va avanti, ma non stiamo parlando di un elemento centrale per quella che sarà sia la vittoria di De Luca sia la realizzazione del programma. Capurso, impresentabile, abbiamo scoperto un altro termine, no? Però questo è leggero, insomma, non si può definirlo un insulto, no? Beh, insomma, però sai, è un insulto. Nella Prima Repubblica se ne dicevano di più, sì, di più toste, però come anche nel caso di impresentabile, è un insulto che racchiude però un contenuto politico, cioè c'è un giudizio di merito. Quando Paglietti, per dire la Prima Repubblica, quando Giancarlo Paglietta diceva sempre ai democratici cristiani, glielo ripeteva ad ogni seduta di aula, cornutacci e forchettoni, dava un giudizio politico, cioè cornutacci perché erano ipocriti, perché non rispettavano il valore sacro della famiglia, che pure doveva essere caro ai democratici cristiani, forchettoni perché mangiavano nello Stato, secondo la visione di Paglietta. C'erano insulti che erano... racchiudevano un contenuto, però man mano si è staccato il contenuto dalla semantica, per così dire, cioè l'insulto è diventato un guscio vuoto, cioè non si è più riempito di niente. Recentemente, l'altro ieri, un deputato, non so se della Lega o del Movimento 5 Stelle, in aula ha detto al Presidente della Camera cornuta, cioè che senso ha? Che c'è nella testa di questo deputato che si è sentito in dovere di dire cornuta al Presidente della Camera? Non c'è nulla, non c'è un insulto politico, non c'è un contenuto. Questo è il figlio però di una deriva in cui in qualche maniera è passata da Grillo, il perché Vaffa, Grillo che ha votato con il Vaffa. Ci facciamo un capitolo conclusivo con il Vaffa, che è quella epica. È il principe di tutti gli insulti. Giuse Sansone. Invece pensioni. Parliamo delle pensioni, sì. Riassumiamo la giornata. Pochi giorni e la questione sarà risolta, ha detto il ministro dell'economia Padoan al termine dell'Ecofin, rientrando.